Allora, fin da giovedì sera c'era arrivata una notizia da parte della Protezione Civile Regionale di una preallerta sul Fiumicino, nonostante c'era un'allerta per le zone dell'Italia centrale. Ci siamo subito adoperati con la Protezione Civile, ma già tra la notte e la mattina di venerdì, le primissime ore della mattina, ci siamo resi conto che non era una semplice preallerta, ma era proprio un'allerta maltempo. La prima zona che abbiamo evacuato, perché ce l'ha chiesto il consorzio di bonifica, è stata Vignole, e abbiamo evacuato Vignole, poi dopo siamo andati in criticità su molte parti del territorio, ma la parte più critica rimane comunque Isola Sacra, nel quadrilatero che va da via Conizugna fino alla foce del Tevere. Stiamo operando lì, adesso siamo concentrati lì perché le altre zone del territorio sono sotto controllo. Il sindaco Montino si è reso conto che non era una semplice perturbazione, ma che era veramente una calamità naturale, e ha chiesto da sabato mattina l'intervento dell'esercito al prefetto, esercito che è arrivato soltanto domenica pomeriggio. Comunque abbiamo avuto sul territorio sempre la Protezione Civile regionale coadiuvata con altre squadre di protezione civile. Abbiamo dato come abbiamo potuto assistenza a tutti, e l'importante era non lasciarli soli, ma purtroppo abbiamo un territorio vastissimo di più di 500 metri quadrati di superficie. Siamo stati sempre in giro a monitorare, le idrovere hanno sempre funzionato, ma i canali essendo pieni e il fiume Tevere essendo in piena, perché comunque poi la diga a Roma è stata aperta e l'emergenza piena del Tevere si è conclusa soltanto nella giornata di lunedì sera, non potevamo pompare l'acqua dalle strade, ma potevamo soltanto tenere la situazione sotto controllo. Ora abbiamo l'esercito, stiamo cercando di rientrare, abbassare il flusso dei canali, il Tevere sembra non essere più in piena, cercheremo di rientrare nella normalità per le prossime ore. Abbiamo chiesto che l'esercito rimanga sul territorio per poter poi dare un supporto anche dopo per ripulire e sgombrare le cantine. Abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale perché questa è una vera e propria alluvione, una delle più importanti che Fiumicino ha avuto dal dopoguerra.